Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale. Lì dentro, chiuso, lì dentro, io c'ho un figlio che sabato sera è venuto a mangiare a casa mia perché non aveva neanche la bombola per fargli fare il latte a due bambini, uno da 16 mesi e uno da 3 anni. Vedete un po' voi come noi siamo combinati da 3 mesi a venire qua. E ha facciato tutto. Lavoro! Lavoro! Questo è l'ultimo gesto, anche forse estremo, dopo 2 mesi di trattative che comunque continuano ad andare a mollo. Questa gente che già lavora da generazioni, da più di 40 anni, nel mestiere appunto della raccolta differenziata, vede in virtù di un decreto che è muto e sordo a quelle che sono le esigenze di queste famiglie, vede in virtù di questo decreto l'impossibilità di poter continuare ad andare a lavorare, pena l'arresto, perché soltanto le aziende municipalizzate che detengono appunto il monopolio dei servizi di rifiuti possono raccogliere i rifiuti in mezzo alla strada. Siamo qui in attesa che la vertenza veda dei momenti risolutivi per poter autorizzare questi soggetti, riunendoli in una cooperativa sociale, per potergli dare le autorizzazioni necessarie per poter continuare a lavorare e a sfamare le proprie famiglie. Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com. Ovunque, in tempo reale.